Bene, amici carissimi, siamo di nuovo sintonizzati sulle frequenze dell'incontro biblico. Allora, la volta scorsa ci siamo fermati, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, alla risurrezione di Lazzaro, giusto? Non abbiamo fatto l'ultimissima parte, che è la seconda parte del capitolo undicesimo e il capitolo dodicesimo, quindi la condanna a morte di Gesù e poi gli ultimi passaggi prima della sua condanna a morte e quindi prima dell'inizio del libro dell'ora. Li vediamo adesso qui su questa serie di slides, ci sono gli ultimissimi passaggi del capitolo dodicesimo. Allora, c'è la seconda parte del capitolo 11, dopo andremo a leggere rapidamente. C'è la grande frase di Caifa: meglio e conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. San Giovanni noterà che certamente l'intenzione con cui Caifa ha pronunciato questa cosa non è una bella intenzione, ma dietro queste brutte parole, che sono parole insomma di livore, di invidia, di odio, di convenienza, misteriosamente, come sempre accade, c'era il compimento della volontà di Dio, che aveva esattamente stabilito che quell'uomo, che era il figlio di Dio fatto uomo, morisse per la salvezza di tutti i popoli. Sapete che c'è sempre questo grande intreccio misterioso, ecco, tra l'azione di Dio che usa anche le forze avverse per portare a compimento i suoi disegni. Ecco perché noi stiamo sempre sereni e tranquilli, perché come qualcuno ha detto, pure il diavolo, obtorto collo, fa pur non volendolo quello che Dio vuole. La passione di Gesù ne è proprio la prova più evidente, no? Ora però, nell'ultimo tempo, Gesù si ritira in una città chiamata Efraim, quindi decidono la condanna a morte, ma Gesù c'era ancora qualcosina da fare, non era ancora arrivata l'ora. Per sfuggire al livore immediato dei giudei, San Giovanni nota: Gesù si ritirò in una città chiamata Efraim. Adesso non voglio fare pubblicità di rivelazioni private, ma se uno si legge l'opera di Maria Valtorta, l'opera sul Vangelo, è bellissimo, c'è un'ampia sezione dedicata a questa ultima parte del ministero di Gesù ad Efraim, proprio in Samaria. San Giovanni lo nomina e lo menziona soltanto. Come dirà al termine del Vangelo, nel Vangelo non c'è scritto tutto quello che Gesù ha fatto, no? Sono dei belli spaccati e dei belli affreschi. Poi c'è la famosa unzione di Betania, il capitolo dodicesimo. Abbiamo Maria di Magdala che ricompie di nuovo quel gesto molto, molto, molto forte, il gesto di devozione, di amore e di attestazione di uno spirito di servitù, di una volontà, diciamo, di servire profondamente il Signore Gesù, versando questo unguento sui piedi, asciugando l'olio con i capelli. Capite che questo gesto, il capitolo dopo, al tredicesimo, quando inizia il libro dell'ora, qual è la prima cosa che fa Gesù? Che tra l'altro nel Vangelo di San Giovanni sostituisce il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, lava i piedi degli apostoli. Questo era un gesto molto, molto delicato e fatto dal Signore, cioè, come vedremo dopo, l'ho detto tante volte, penso che lo sapete già, c'era la discussione tra i rabbini: posso chiedere a uno schiavo di fare questo gesto? Quindi fare quel gesto significava attestare che nei confronti di coloro verso cui si fa questo gesto, io mi pongo in una condizione al di sotto dello schiavo. E è anche in Maria di Magdala, che certamente questa disposizione ce l'aveva, è anche un gesto, un'attestazione di amore, no? Probabilmente quel nardo, era uno dei suoi costosissimi profumi che aveva, insomma, quando si dava una bella vita, perché 300 denari, ricordate sempre, che un denaro era la paga per un operaio a giornata, quindi un denaro è la paga per un operaio a giornata, saranno 50 euro, 50 per 300 fa 15.000 euro, insomma, quindi
30 milioni di vecchie lire che fa più impressione di profumo, insomma, a capire che poi Giuda si lamenta, ma Giuda si lamenta non perché gli importava dei poveri, no, da San Giovanni, ma perché tra i vari vizi che ci aveva era anche molto attaccato al denaro, no? Ecco, poi c'è la sezione sull'ingresso trionfale a Gerusalemme, che la leggeremo, adesso questa è un po' l'introduzione, quando andremo a vedere i brani, ed infine il discorso sulla prossima glorificazione e l'incredulità dei giudei, che abbiamo ascoltato quest'anno durante l'ultima parte, l'ultimo scorcio del tempo della Quaresima. Proprio questo Vangelo qui, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se invece muore poi produce molto frutto. E questa terza manifestazione del Padre, che soltanto San Giovanni, tutte queste cose che stiamo vedendo, vedete come San Giovanni è il quarto Vangelo perché è in gran parte inedito, quindi lui conosceva, si capisce che San Giovanni conosceva benissimo i Vangeli sinottici e che essendo stato a contatto diretto con Gesù e anche per tanti anni a contatto diretto con la Madonna, che ci è stata vicina fino a quando non è stata assunta in cielo, ha completato con tutta quanto una serie di particolari che gli altri avevano messo. Questo episodio nei sinottici non c'è, cioè che Gesù fa questo discorso quando lo vanno a cercare i greci, quindi è proprio questo un punto di raccordo, perché Gesù appena sente dire che i greci lo cercano, quindi i pagani, è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, no? Allora potete capire che dentro la testa degli israeliti, cioè per gli israeliti, questo è stato anche un problema per la chiesa primitiva, cioè per gli israeliti il popolo eletto, il popolo di Dio era Israele, i pagani erano peccatori, d'accordo? Qualcuno diventava proselito, cioè si faceva israelita, si faceva circoncidere pur non essendo, e voi sapete anche che c'è stata tutta quanta la diatriba, no? L'ho detto nell'omelia degli anni passati, nella chiesa primitiva c'era questo grande problema che poi San Pietro si è pure sbagliato, perché San Paolo ha imposto la sua linea. Cioè, se un pagano chiede il battesimo, lo battezziamo direttamente oppure prima lo circoncidiamo e poi lo battezziamo? La opinione più diffusa era prima lo circoncidiamo e poi lo battezziamo, perché cioè è Israele il popolo eletto, cioè, capito? Quindi non c'è, se tu vuoi, per carità, adesso Gesù estende a tutti quanti la salvezza, ma devi sempre passare per Israele. San Paolo ha fatto scintille, si è messo contro San Pietro anche, perché San Pietro prima, attraverso un segno che Gesù gli aveva fatto fare negli Atti degli Apostoli, che l'aveva mandato a battezzare un pagano direttamente, attraverso quella visione particolare di quelle bestie, di quel lenzuolo che scendeva dal cielo, si era un pochino, poi però parlando un pochino con la gente diceva: ma questi a fare, oh, sì, va bene, tutto bene, ma questi però sono pagani, questi prima devono essere circoncisi, poi gli diamo il battesimo. Allora, siccome Gesù sapeva che non è così, dice: quando vedi i greci che chiedono di lui, perché con la redenzione operata da Gesù ci sarebbe stata questa trasformazione, cioè il popolo eletto non è più un popolo geograficamente delimitato o delimitato appunto dall'appartenenza dei legami di sangue, come era il popolo di Israele, ma si diventa popolo di Dio semplicemente per il fatto di essere battezzati. Quindi anche i pagani vengono chiamati alla fede a prescindere dall'appartenenza al popolo giudaico. Quindi se un greco mi cerca vuol dire che l'ora è arrivata, quindi è il momento di versare il sangue, quindi di voltare pagina. Questo non toglie nulla evidentemente al popolo dell'antica alleanza, però è un principio fondamentalissimo questo qui, quindi per essere salvati occorre il battesimo, per essere battezzati basta semplicemente credere senza dubitare che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non occorre altro per essere battezzati di per sé. Poi è chiaro che la Chiesa da sempre, fin dai primi secoli, ha fatto fare una preparazione, un catecumenato, insomma, per carità, ma di per sé, per essere battezzati, non occorre. Attraverso il battesimo si entra a far parte del popolo della Nuova Alleanza. E entrando a far parte del popolo della Nuova Alleanza, tu puoi ricevere tutti quanti gli altri sacramenti, tutti, e hai l'accesso a tutti quanti i mezzi di santificazione e di grazia. Quindi c'è questo. Quando Gesù sente questa cosa, è giunta la mia ora, Padre, glorifica il tuo nome, e il Padre parla: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Attenzione a questo termine che lo vedremo anche adesso nella prima parte del Libro dell'Ora, perché il Libro dell'Ora, vedremo, stasera si divide in tre parti. Cioè l'ultima cena con il lunghissimo discorso di addio. Sono ben
5 capitoli, 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capitoli. La prima parte del 13 è la lavanda dei piedi, poi c'è l'annuncio del tradimento di Giuda da Dio e poi c'è un lunghissimo discorso che Gesù fa agli apostoli, che ringraziamo San Giovanni, che è bellissimo e che ce l'ha consegnato grazie a quello che ha scritto e che culmina con la grande preghiera nel capitolo 17 per l'unità di tutti quanti i discepoli suoi, preghiera che purtroppo, come sappiamo, ancora la sta facendo Nostro Signore davanti al Padre, perché purtroppo i suoi discepoli non stanno uniti sotto un solo gregge e sotto un solo pastore. I capitoli 18 e 19 sono la passione di Gesù secondo San Giovanni, quindi la seconda parte del libro dell'ora. I capitoli 20, il capitolo 20 è la risurrezione, il 21 è l'epilogo, che sono ulteriori racconti della risurrezione, e con cui si chiude il Vangelo di Giovanni. Dopo la glorificazione, dopo la frase pronunciata dal Padre, Gesù afferma, dice: chi crede in me non crede in me ma in colui che mi ha mandato, chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna, la parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Ora cambiamo scrivania e andiamo a vedere bene i testi di quest'ultima parte. Allora, anzitutto la famosa unzione di Betania. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena, Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Chi qua adesso vi impedisce di vedere il Vangelo? I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla dei giudei venne a sapere che gli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti dei giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Ora c'è l'ingresso trionfale a Gerusalemme. Il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, re di Israele. Attenzione, Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: non temere figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puletro d'asino. Attenzione, che quella, sapete perché Gesù è entrato in questo modo in Gerusalemme? Perché quella sta cavalcatura era quella che usava re Davide. Lui è il figlio di Dio, ma è anche il Messia è il discendente di Davide, quindi questo segno che lui ha fatto era per far capire che lui era il Messia promesso. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ecco perché ve lo spiegare anche a voi, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Anche qui, non temere figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto sul puletro d'asino, è una profezia di uno dei profeti, da scritto nella Bibbia. E Gesù la adempie con questo gesto. Intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che gli aveva compiuto questo segno, vedete di nuovo il termine segno, quindi i famosi 7 segni, la risurrezione di Lazzaro è l'ultimo segno. I farisei allora dissero tra loro: vedete che non ottenete nulla? Ecco qui la condanna a morte di Gesù, la nuova sezione. Ecco, il mondo è andato dietro a lui,
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Vedete. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, e di Galilea, gli domandarono: Signore, vogliamo vedere a Gesù? Vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo a Andrea, Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Vedete, appena Gesù sente i greci che lo cercano, è venuta l'ora, la famosa ora, che il figlio dell'uomo sia glorificato. Attenzione a questo termine, che poi la prima volta che Gesù lo usa nel libro dell'ora, ve lo dico già da prima, sapete quando è? Quando esce Giuda dal cenacolo, la prima cosa che dirà Gesù: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. La cosa. Dall'amore estremo che ha dimostrato nel tentativo di redimere Giuda, il suo nemico, fino alla fine, perché la gloria di Dio, quella che noi speriamo di andare a godere, che cos'è la gloria di Dio? Ci aveva pensato. La gloria di Dio è il suo infinito amore. È per questo che la gloria di Gesù si manifesta non nel trionfo della risurrezione, certo anche in quello, ma nel Vangelo di Giovanni la gloria di Gesù ha la sua massima manifestazione quando sta in croce, quando sta crocifisso. Quindi quando porta al massimo, all'estremo grado possibile il suo amore verso il Padre, di cui ubbidisce in questo modo la sua volontà, e verso di noi, offrendo la sua vita giusto per gli ingiusti, santo per gli empi. E infatti, dice, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. E a proposito di questa glorificazione, cosa dice? Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Quindi la mia gloria sta per manifestarsi attraverso la mia morte. Cioè, che per noi, cioè, capite il paradosso? Cioè, noi non ci, purtroppo questa è una delle cose che noi non ci rendiamo conto. Cioè, che cosa era la crocifissione? Io quando ho studiato diritto romano, cioè, un pochino la croce era proprio la cosa più degradante, proprio più che tu per andare lì sopra dovevi aver fatto chissà che cosa, e tra l'altro appartenere proprio alla feccia della società. Cioè, è proprio un paradosso completamente assurdo, capite? Quindi lì si manifesta la gloria, nel momento in cui, cioè, la morte è proprio il segno dell'umano, quando uno muore di morte violenta, quando ti uccidono, ti stanno distruggendo, capito? Come vuoi a dire quella è la manifestazione della gloria? Quella è la manifestazione della gloria. E se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Questo pensiamo anche nella nostra vita, eh? Cioè, i momenti in cui Dio ci fa le più grandi grazie, i momenti di grande crescita, sono quelli in cui siamo completamente atterrati. Quando siamo proprio belli, proprio belli rovinati per filo e per segno, lì bisogna andare a cantare il Te Deum, perché è il momento dove veramente il nostro Signore sta dimostrando che ci vuole tanto bene e che ci sta rifacendo completamente nuovo. E infatti Gesù continua: chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora, cioè sono venuto al mondo per questo. Cioè, Padre, glorifica il tuo nome. E lui dice: venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Quando è che Dio Padre aveva già dato gloria a San Giovanni? Questo non c'è scritto nel Vangelo di San Giovanni, ma hanno scritto gli altri sinottici. Al battesimo, e il battesimo era un altro segno di umiliazione estrema di Gesù, di andare a fare la vita con i peccatori. Questo è il figlio mio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. E alla trasfigurazione, l'altra faccia della medaglia, no? Il mistero della morte. Nel battesimo Gesù manifesta una prefigurazione della sua passione, perché si umilia a fianco dei peccatori. Nella trasfigurazione dà un anticipo della sua risurrezione, perché mostra la gloria divina. Quindi queste due facce, no? Tutte e due fanno parte della gloria di Gesù, no? L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Quando? Quando sarà in croce e quando lo farò risorgere.
La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Ora, il libro dell'ora, capite questo termine fondamentale, quindi in quest'ora che è giunta, io adesso con quello che sto per fare, distruggerò il potere del demonio. Ecco perché noi figli di Dio del demonio non è che ci abbiamo tanta paura, non dovremmo avere paura, perché se viviamo da figli di Dio, quindi se viviamo nell'amicizia con il Signore, in grazia, eccetera, eccetera, a noi il demonio non ci deve mettere paura, perché Gesù l'ha veramente già distrutto il suo regno. Certo, è ancora pericoloso, ma se stiamo con lui non dobbiamo avere paura del diavolo. Io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Il Vangelo che abbiamo appena sentito durante la messa, l'ultima parte che non abbiamo avuto modo di commentare, no? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così lui che si è innalzato. Questo innalzare è un altro termine tecnico che fa sempre però riferimento appunto alla croce, proprio che viene sopraelevata e che viene quindi proprio innalzata, elevata da terra, no? Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: ma noi abbiamo appreso che dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? E chi è questo figlio dell'uomo? Allora Gesù disse loro, questa è una delle volte in cui Gesù risponde, ma non risponde. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendono. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va, mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Vedete come non risponde a quella domanda, se non indirettamente. Mi sta dicendo: guardate, tu vuoi sapere chi è sto figlio dell'uomo, chi è questo, chi è quell'altro? Sono io, e ricordati che io sono la luce del mondo. Gesù disse queste cose, poi se ne andò, si nascose da loro. Sebbene avesse compiuto segni così grandi, eccolo la fine del libro dei segni. Quindi adesso abbiamo visto tutto quello che ci siamo detti. Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla vostra parola? E la forza del Signore chi è stata rivelata? Questo è l'inizio del quarto canto del servo del Signore. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi è stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto dinanzi a Lui e come una radice in terra arida, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per fuori a Lui diretto. Quello che si legge il Venerdì Santo. E per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Attenzione qui: amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Di San Giovanni ogni tanto qualche stilettata è certamente la dà. Gesù allora esclamò: chi crede in me non crede in me, ma è colui che mi ha mandato. Questo è proprio il vertice, la fine del libro dei segni. Quindi Gesù fa un exploit conclusivo: chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce. Sentite quante volte nel Vangelo di San Giovanni ricorre il termine luce, 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 il contrasto tra luce e tenebre, no? Perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi rifiuta me e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto la condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. Qui, in questa sezione, ecco, per quanto ricordiamo di quello che abbiamo visto prima,
ci sono, c'è il concentrato di tutto quello che Gesù ha fatto e detto in questa prima parte del Vangelo, quindi la fede in lui, il fatto che lui e il Padre sono una cosa sola, il fatto che lui sta adempiendo la volontà del Padre, il fatto che lui non vuole condannare nessuno, ma se non si crederà in lui nella sua parola, da se stessi ci si condanna, il mistero dell'indurimento del cuore, di cui prima San Giovanni ci ha dato la segna citando le profezie di Isaia, eccetera. Col capitolo 13 dunque comincia il libro dell'ora. Andiamo a vedere le slides introduttive e poi leggiamo i testi anche qui. Il libro dell'ora va dai capitoli 13 al 20. Gesù manifesta la sua gloria nella passione, morte di croce e risurrezione. Abbiamo l'ultima cena, la lavanda dei piedi e il lungo discorso da Dio. Ho detto come prima, 5 capitoli, densi, belli, stupendi. La passione, dall'arresto di Gesù alla morte e sepoltura, i capitoli 18 e 19, e poi la risurrezione, le donne al sepolcro e la sera di Pasqua, il Vangelo che abbiamo sentito domenica scorsa. Quando Gesù appare la sera di Pasqua, istituisce il sacramento dell'Eucaristia, pace a voi, e la festa della Divina Misericordia, anche se poi l'avrebbe spiegato 20 secoli dopo, questo non è un problema. Allora, capitolo 13, la lavanda dei piedi, i primi 20 versetti. Numero 1, il gesto della lavanda dei piedi, che tutti più o meno conosciamo, sostituisce il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ed è ovviamente, attenzione, da leggersi in riferimento ad essa. Avete visto che adesso quest'anno non è stato possibile fare la lavanda dei piedi per i noti motivi. L'anno scorso c'era il lockdown. Ecco, dovete sapere che quel gesto è comunque sempre facoltativo. Io l'ho sempre fatto. Ho sempre però un pochino pensato, proprio che come tanti gesti, essendo un gesto molto molto forte, molto significativo, c'è il pericolo che coopta tutta quanta l'attenzione della celebrazione, perché la messa in scena d'ogni non è, come dire, polarizzata su quel gesto, anche se quel Vangelo si legge, ma sulla istituzione dell'Eucaristia. Quel gesto non è anzitutto espressione, come dire, va bene, noi dobbiamo lavarci, quindi serviamo tutti qua, siamo i servi di tutti, questo va bene, ma questo è un aspetto secondario in riferimento al contesto in cui Gesù ha compiuto quel gesto. Cioè Gesù ha lavato i piedi degli apostoli perché gli stava per dare la comunione, gli stava per far partecipare a messa e dargli la comunione, e stava per ordinarli sacerdoti e vescovi, tra l'altro, dicendo di fate questo in memoria di me. Quindi è un gesto. E che significa quel gesto? Adesso, a prescindere dalle sue connotazioni altamente umilianti, no? Gesù poi lo spiega nel Vangelo, cioè dice che ha fatto il bagno è tutto mondo, e non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Allora, sapete bene che a quei tempi, specialmente in Medio Oriente, non si portavano le calzature chiuse come oggi. A parte che le calzature chiuse come oggi, in ogni caso, i piedi sono molto facilmente, insomma, che diano cattivo odore. Però almeno con le calzature chiuse non si sporcano. Allora, se tu porti le calzature non chiuse, è impossibile che i piedi non si sporcano, è impossibile, cioè che con 2 ore che tu stai in giro già i piedi si sono sporcati. Tanto è vero che c'era l'usanza, penso che lo sappiate, che quando una persona arrivava in una casa, la prima cosa che gli portavano una bacinella per lavarsi i piedi, d'accordo? Era proprio normale, perché insomma è un po' degradante, un po' umiliante stare con tutti quanti i piedi zozzi, è brutto, insomma, no? Ma è impossibile che tu questo non lo faccia. Perché Gesù fa questo gesto prima dell'istituzione dell'Eucaristia? Il Vangelo di San Giovanni lo sostituisce, il racconto, ma lo sostituisce perché il racconto non serviva a ridirlo un'altra volta, perché tutti e tre sinottici parlano dell'istituzione dell'Eucaristia, ma nessuno aveva raccontato questo gesto. E San Giovanni dice, ma questo bisogna raccontarlo. Perché? Perché secondo voi? Perché fa questo gesto? Cosa significa, evidentemente simbolicamente? Gesù dice, chi ha fatto il bagno è già tutto mondo e non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Il bagno e i piedi. E poi dice, voi siete mondi, ma non tutti. Chi è che non era mondo? Giuda. Perché Giuda ha partecipato all'ultima cena
si è fatto la comunione e si è fatto ordinare sacerdote e vescovo, perché Giuda è stato ordinato sacerdote e vescovo tutti gli altri, in stato di peccato mortale. Allora, cosa ci dice la Chiesa? Che noi per andare a fare la comunione dobbiamo essere mondi, quindi o battezzati e in grazia, oppure se c'è stato qualche guaio dobbiamo essere confessati. Ma questo non basta, te devi pure lavare i piedi. Cosa è la sporcizia che si attacca ai piedi? Sono tutti quanti quelle innumerevoli peccati, imperfezioni, miserie piccole, quindi le cose piccole che è inevitabile che noi ce le portiamo dietro. Allora, qual è la prima cosa che noi facciamo quando andiamo a messa? Facciamo il confiteor. Cosa diciamo prima della comunione? Oh Signore, non sono degno. Quindi facciamo degli atti, diciamo anche: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Cioè, ti riconosci peccatore, dice al Signore, dice: guarda, io non ci posso venire, dammi un'ultima ripulita, perché anche se la mia coscienza me la sento così, io comunque sto per fare una cosa che di per sé, se tu non mi rendi degno, non la potrei mai fare, perché vengo a ricevere a te in persona. Questo è il significato profondo. Quindi sapete che nella messa in rito antico, chi la conosce, si ripeteva il confiteor prima della comunione. Poi nel messale del 62 è stato reso facoltativo, perché in quello di Giovanni XXIII si dice confiteor solo quando c'è la messa cantata, perché durante la messa cantata il confiteor all'inizio non lo dice l'assemblea, ma solo il sacerdote. Adesso sono dei dettagli tecnici, insomma, no? Però dice: ma scusa, se sto in grazia che mi sono confessato, che devo dire un altro confiteor? È certo che lo devi dire, perché le nostre miserie, imperfezioni, cioè noi, cioè la nostra situazione strutturale dopo il peccato originale, noi questo lo dobbiamo riconoscere. Cioè, a Santa Faustina Kowalska, domenica abbiamo celebrato la festa della Divina Misericordia, Gesù ha detto: se tu conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria, moriresti di dolore. Io prima volta che lessi quella cosa sul diario, dico, allora ce l'avevo i capelli, dico, ce l'ho messo le mani nei capelli, dico, ha detto così a Santa Faustina, ma questo magari Santa Faustina, non so se la vedete, ma Santa Faustina era un angelo, era, capito? Era proprio buona. Ha fatto sempre obbedito, non lo so mai cosa mi ha fatto un peccato mortale in vita sua, forse sicuramente non l'avrà mai fatto, per presumo io. Se si dice così a Santa Faustina, ma che vogliamo fare? E un'altra volta Gesù gli apparve e gli comincia a dire, non so se la sapete, devo mai aver raccontato questa aneddoto, qua dice: tu ancora non mi hai dato tutto. Questa capirai, è un'anima delicata, come lei comincia, entra in crisi, dice: ma come mi ha dato tutto al Signore? E comincia a pensaci, che tu ancora non mi hai dato tutto. Ma come, Signore, ma io, ma sono entrato in convento però piccolo, cercavo sempre di obbedire a tutto, ho fatto servizi più umili, ho fatto questo, ma che altro devo dare? Poi prendi tutto, devi dare quello che vuoi. E poi un'altra volta dice: tu ancora non mi hai dato tutto. E questa mattina angosciasta, dice: ma che mi ha fatto? Che non gli ho detto, che non gli ho fatto? Dice: che gli devo fare ancora? A parlare la terza volta, dice: tu non mi hai dato tutto. E questo dice: ma per favore, Signore mio, guarda, non ce la faccio più, dimmi per favore, dimmi che vuoi, te lo do subito, te lo dico. Tu non mi hai dato ancora la tua miseria. Come non ti ho dato la mia miseria? No, tu non mi hai dato la tua miseria, mi hai dato tutte tante quelle cose, ma le cose che mi hai dato sono cose mie. Non, tu non mi hai dato l'unica cosa che è tua. Sono le tue miserie. Ma in che senso, Signore? Che senso? Tu devi venire, devi parlarmi delle tue debolezze, delle tue difficoltà, del fatto che vorresti amarmi di più e non ci riesci, vorresti fare più cose per me, non sei buona. E dice: ma io che te ne dico a fare queste cose, Signore? Ma tu sei Dio, ma tu queste cose le vedi, mica te le devo dire io. Dice: sì, io queste cose le vedo, ma tu me ne devi parlare e me le devi offrire umilmente, perché tu c'hai questo di solo tuo da darmi. Io lo prendo, lo distruggo tutto quanto e te lo restituisco in grazia per tu, ma devi essere tu a offrirmelo. Ah, questa è una cosa. Quindi quando dice San Pietro: tu non mi laverai mai i piedi, Gesù dice: che fa, che è? Io non ti lavo i piedi. Se non ti lavi i piedi, tu non puoi avere parte. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli, questo è un fatto molto profondo del cuore,
Cioè, non dobbiamo andarla a dire in giro, se tanto va a dire in giro, hai sono un grande peccatore, se poi se dici guarda che mi sembra che l'altro giorno hai fatto questa cosa, io mai, capito? Quindi cioè, quella è tutta quanta roba falsa, questo è un fatto del cuore. Nel cuore, cioè cosa dice il nostro cuore, perché se tu ti senti veramente così, è una cosa molto bella, è molto liberante, tipo ti senti proprio, ma io non ci dovrei stare qua. Dice, io veramente vengo a fare come signora mia, io qua non ci vorrei proprio, che manco venì, grazie, quindi purificami, pensaci tu, insomma. Questo è il significato più profondo di questo gesto. Ecco perché dice a Giuda, gli ha lavato i piedi, ma Giuda non serve a niente, perché se tu non hai fatto il bagno, quindi se tu sei peccato mortale, cioè, non è che se togli le piccole miserie, cioè il problema grosso è il peccato mortale. Questo è anche il motivo per cui storicamente, voi sapete che un tempo, purtroppo, ecco, a volte l'amore e la devozione fa fare dei gesti un po' troppo, no? Cioè, voi sapete che un tempo per farsi la comunione ci voleva un po' la mano del nostro Signore, perché non troppo spesso, doveva aver permesso il confessore, eccetera, eccetera. Dovevi prepararti bene, perché proprio in forza di questa, come dire, sostanziale purezza, che non può mai essere perfetta, che si richiede per accostarsi alla comunione, c'era questa prassi ecclesiale. Poi è venuto San Pio X, uno dei padri più santi che c'è stato, ha detto, se sì, per carità, va tutto bene, quindi cerchiamo sempre di essere pronti, però la comunione chi vuole e chi può la faccia pure tranquillamente tutti i giorni. Quindi ha liberalizzato questa cosa, che tra l'altro poi si è scoperto essere corrispondente alla prassi più antica, insomma, della Chiesa, no? Quindi è importante capire e leggere in questo modo. E Gesù che si è messo al di sotto dei nostri piedi, quindi prendendo tutte le nostre miserie, perché se le ha prese tutte su di sé, cioè lui ce le toglie perché se le ha prese tutte su di sé, si è immerso fino in fondo nella miseria umana, pur essendo lui la santità stessa, l'incontaminato e l'inviolato, attraverso la passione e la croce che stava per vivere, che nella Santa Messa, come sappiamo, si attualizzano in maniera sacramentale, no? E con questo abbiamo anche visto il significato profondo del gesto, no? Ecco, poi certamente Gesù dice: un servo non è più grande del suo padrone, quindi se io ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Ma che significa questo qua? Significa che se il nostro Signore, noi dobbiamo sentirci certamente amati dal Signore, ma dobbiamo anche sentirci in maniera bella, non in maniera brutta, sopportati dal Signore. Tu sei così santo, tu sei così buono, mi guardi a me, mi sopporti a me con tutte le miserie che ho. Perché se tu avverti questa cosa e ne sei consapevole, noi siamo circondati da poveri esseri umani che sono come noi, che a volte sono pesanti. Cioè, sono pesanti. Cioè, non è facile, diciamo così, accoglierli, sopportarli, servirli, umiliarci anche davanti a loro, lasciarci umiliare. Però un servo non è più grande del suo padrone. Quindi Gesù ci ha dato l'esempio perché anche noi facciamo quello che ha fatto lui. Va bene ragazzi, finiamo il capitolo 13 rapidissimamente, che abbiamo 5 minuti. Allora, abbiamo l'annuncio del tradimento di Giuda. Ora, e qui è bene andare, la commozione di Gesù, espressione del suo immenso dolore. Gesù si commosse profondamente, adesso lo vediamo. Il tentativo estremo di redimere Giuda gli dà un boccone di pane. E infine Satana entra in lui dopo quel boccone, resiste fino alla fine. Il comandamento nuovo e l'annuncio del rinnegamento di Pietro. I testi li leggiamo la prossima volta, perché abbiamo finito il tempo a disposizione, che sono l'Angelus. Riprendiamo da qui. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, appena Giuda esce, poi lo riprenderemo, Voi non potete venire per ora dove vado io, lui dice. Io me ne sto per andare, e sta per andare in croce. Pietro dice: io vengo subito. Attenzione, questo significa che noi non possiamo seguire Gesù nella via dell'immolazione, dell'amore che si dona,
se prima non riceviamo la grazia dello Spirito Santo, questo, cioè nessuno può fare una cosa di quel genere. Dite, può fare soltanto, e noi possiamo farlo soltanto in Lui. E tanto è vero che in questo contesto dà il comandamento nuovo. Come io vi ho amato, cioè, attenzione che poi quando leggiamo il testo lo commentiamo meglio, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati, cioè come io vi ho amati significa come quello che sto per fare, non lavare i piedi, lo faccio flagellare, porto l'altra guancia, coronato di spine, in croce. Quindi questo, la prossima volta, tanto ci prendiamo tutto il tempo che ci pare, e proseguiamo con la lettura dei testi, il capitolo 13. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen.